le 8 e 36, 33. Allora, possiamo cominciare? Sì, metto più vicino. Parla bello stupendo. Allora, ringrazio tutti i presenti per essere venuti a godere di un gioiello della storia del cinema che è stato riscoperto misteriosamente e improvvisamente l'estate scorsa, vorrei dire. E io mi chiamo Sandro Studo e sono presidente di Formacinema. Il nostro obiettivo principale è quello di rilanciare il cinema classico. E, diciamo così, i fondamentali del linguaggio cinematografico, come sono nati, quando sono nati e come si sono affermati nella cultura mondiale. E per noi non c'è dubbio che Orson Welles rappresenta un autore, un maestro, un poeta del linguaggio cinematografico, ma non solo, che ha rappresentato, diciamo così, dal punto di vista della classicità, un momento di snodo fondamentale, per cui si può dire che nella storia del cinema c'è un prima di Orson Welles e c'è un dopo Orson Welles. E per quanto riguarda il dopo, dobbiamo dire che molte cose sono andate declinando su una china sempre più pericolosa e sempre meno, diciamo così, artistica da un certo punto di vista. L'altro aspetto che a noi interessa molto è quello di alfabetizzare le nuove generazioni, perché ormai è noto a tutti e anche a molti dei presenti che le nuove generazioni praticamente non hanno nessuna attenzione, nessuna disposizione mentale per quello che si chiama il cinema classico. Ma noi intendiamo sostenere questo discorso di rieducazione e quindi alfabetizzazione tramite l'affermazione, la diffusione, la presentazione dei grandi classici. Anche perché riteniamo che si possa poi, attraverso questo lavoro, scoprire dei classici presenti, della presente epoca, in cui abbiamo un'invasione di film che spesso sono semplicemente dei remake dei classici. Per quanto riguarda il problema di questa sera è che questo gioiello è praticamente il primo film realizzato da Orson Welles e poco dopo ha realizzato quello che è considerato appunto il suo capolavoro, cioè Citizen Kane, il quarto potere. Io qui non aggiungo più altro di importante, però voglio precisare che, a mio parere, proprio perché adesso noi di Formacina abbiamo voluto che questo gioiello, che sembrava dovesse essere solo visto da studiosi nelle cineteche, che venga invece presentato al pubblico comune. Ovviamente si pensa che sia uno spettatore critico, perché in realtà comunque contiene già tutti i crismi del nuovo cinema, del cinema post-wellsiano. E quindi io credo, noi crediamo, che la cosa più importante sarebbe pensare sin da ora, innanzitutto, far vedere di nuovo questo gioiello insieme a Quarto Potere, a Citizen Kane, perché altrimenti non si gusta abbastanza questo film che Welles ha voluto fare volutamente muto, proprio come omaggio ai classici del cinema muto. Ecco, però in realtà il nostro progetto dovrebbe essere ancora più vasto. Noi pensiamo che sia possibile, sia doveroso anche cercare di preparare e organizzare una personale completa
di tutti i film e anche di quelli incompiuti di Orson Welles, tanto più che abbiamo scoperto proprio recentemente che Orson Welles è nato proprio il 6 maggio 1915, quindi oggi è anche il suo compleanno, compie 99 anni. E da questo punto di vista credo sia importante pensare sin da ora, perché il prossimo 6 maggio 2015 sarebbe il centenario di Orson Welles, e credo che ci sia tutta la possibilità e tutto il tempo per organizzare un lavoro che prepari questa grande rassegna e questa grande riedizione e ripresentazione di un regista che si può considerare veramente il regista classico per antonomasia. In questo senso noi siamo già d'accordo con Ciro Giorgini, che poi è quello che ha scoperto, favorito la verifica e l'individuazione di questo gioiello, per preparare questo progetto di organizzazione, di ricerca e di presentazione adeguata, con documentazione, presentazione e anche incontri di studio o incontri di scambio, ripeto, con le nuove generazioni. In questo senso noi speriamo che ci dia una mano e collabori con noi anche il welsologo più affidabile che abbiamo in Italia, che si chiama Paolo Mereghetti. A questo punto io non ho altro da dire, e cedo la parola al caro amico Paolo, che ci parla di questo splendido gioiello. Mettiamo subito le mani avanti, perché sul concetto di gioiello probabilmente lo stesso Welles avrebbe avuto qualcosa da ridire. Intanto, poi vi racconto come sto trovato e un po' di cose di questo film, ma cosa state per vedere? State per vedere quello che avrebbe dovuto essere nella testa, che avrebbero dovuto essere nella testa di Welles, tre prologhi per i tre atti di una commedia scritta nel 1894 da William Gillett, Too Much Johnson, Troppi Johnson, e che voleva mettere in scena nel 1938. Perché tre prologhi? Perché Welles, che era abituato a intervenire nei testi teatrali con l'accetta per cercare di, come dire, renderli adatti a parlare al pubblico contemporaneo di allora, pensava, giustamente peraltro, questa commedia non ha avuto un grande successo nella storia del teatro, pensava che questa commedia fosse troppo complicata, ci fossero troppi, come dire, snodi da spiegare, e sulla scena avrebbero annoiato lo spettatore. Allora lui pensava di intervenire con le forbici in maniera molto violenta e contemporaneamente di girare tre prologhi che, con gli attori che poi avrebbero interpretato il film sulla scena, che riassumessero e, come dire, aiutassero lo spettatore a entrare nella storia della trama. I tre prologhi erano pensati, avrebbero dovuto essere, secondo quello che ci ha lasciato Welles, di una ventina di minuti il primo e di 10 minuti circa il secondo. Quello che vedete questa sera, il materiale che vedete questa sera, dura 67 minuti. Quindi evidentemente, come dire, è più di quello che Welles voleva vedere. E infatti cosa vedrete? Vedrete un primo montaggio piuttosto largo, come si dice in gergo, con alcune scene che vengono ripetute più di una volta, ma da diverse inquadrature e con diversi punti di vista, su cui Welles avrebbe voluto lavorare ulteriormente. Perché non lavorò? Perché non portò a compimento questo lavoro? Bisogna fare un passo indietro. 1938, estate del 38, Welles col Mercury Theater ha già fatto una serie di messe in scena piuttosto, come dire, che hanno avuto un certo scandalo,
un Giulio Cesare in camicia brunita, un Macbeth voodoo, come si dice, cioè un Macbeth ambientato molto, che sottolinea molto il primitivismo, ma non delle streghe scozzesi, ma ambientato in un mondo voodoo e cose di questo genere. E Wells sta preparando contemporaneamente con la troupe del Mercury a Stony Creek, un paesino nel Connecticut, tradizione americana quella di presentare gli spettacoli teatrali lontani da Broadway per metterli a punto e poi arrivare a Broadway soltanto quando lo spettacolo è a posto. Sta preparando due opere, La morte di Danton di Bruckner, quindi una tragedia diciamo assolutamente tradizionale, e questo Too Much Johnson, una commedia scandinava. Quando Wells si mette a lavorare, come sempre fa sette cose contemporaneamente, perché contemporaneamente stava facendo anche dei programmi radiofonici, quindi direi abbastanza un vulcano, e però a un certo momento durante la preparazione scopre che il Mercury non ha comprato i diritti cinematografici del testo teatrale, cioè ha diritto di metterli in scena nel teatro ma non di farne un film o comunque una cosa del genere. E soprattutto il teatro di Stony Creek non è sufficientemente grande e attrezzato per poter proiettare queste cose. Quindi questo lavoro preparatorio che Wells pian piano sta facendo, si dice che avesse lasciato detto alla cameriera dell'albergo di New York dove viveva di non fare assolutamente polvere in camera sua per il rischio che buttasse via qualche pezzo di pellicola che lui intanto stava montando, abbandona il progetto. Tra l'altro la messa in scena di queste prime preview di Too Much Johnson non hanno molto successo e quindi, come dire, il progetto cade completamente. Che cosa voleva essere questo film, cosa avrebbero dovuto rappresentare e cosa vediamo sullo schermo, perché un po' di questo materiale, il materiale, come dire, c'è e aveva già avuto un premontaggio. All'inizio la presentazione dei personaggi, sono fondamentalmente due gruppi di persone che si troveranno a Cuba, parte da New York. Da una parte c'è una ragazza, Leonor, interpretata da Virginia Nicholson, cioè la prima moglie di Orson Welles, che sta preparando i bagagli, ha un fidanzato, ma il padre vorrebbe che sposasse assolutamente un coltivatore, un piantatore di Cuba che si chiama Johnson. Dall'altra parte c'è invece un bell'imbusto, Joseph Cotten, Augusto Billing, che però si presenta sotto il nome di Johnson, si nasconde sotto il nome di Johnson, da cui il titolo Troppi Johnson, perché ci sono troppe persone che si chiamano Johnson, e che ha un rendezvous con una propria fidanzata, interrotto però dall'arrivo del marito, perché era una signora sposata. Marito che non riesce a cogliere sul fatto Augustus Johnson, cioè Joseph Cotten, il quale scappa sui tetti di New York, ma che però trova una fotografia, e trova una fotografia però che spezzata a metà, tagliata a metà, e non riesce bene, ha soltanto la parte superiore, non riesce bene a capire cosa, che personaggio si è, si mette a cercare, dopo aver capito che non può inseguire, tenta di inseguire un po' Johnson, ma non ci riesce, si mette, va in giro a cercare sulle sue tracce, l'ha visto scappare da una parte, lo insegue, e a tutte le persone toglie il cappello per vedere se la testa corrisponde a quella parte di testa che è nella fotografia. E questo era, diciamo, il prologo, come lo pensavo Orson Welles, del primo atto. Nel secondo atto, proprio il secondo atto, avrebbe visto il gruppo, diciamo, di Leonor, cioè della fidanzata che ha un amante ma che deve sposarsi a Cuba, e Augustus con la moglie amante e il marito, imbarcarsi tutti sulla stessa nave per andare a Cuba, con il marito tradito che continua a togliere i cappelli alle persone per vedere dove diavolo, per vedere se riesce a trovare l'amante di sua moglie. Nel terzo prologo, per il terzo atto, ci sarebbe stato invece a un certo momento il marito tradito
crede che il Johnson piantatore sia l'amante della moglie e lo sfida a duello, e invece Joseph Cotting interviene per cercare di sedare queste cose. Ecco, questo è il materiale che Wells aveva all'inizio cominciato a montare e che vedrete in, questi, in queste bobine. Cosa si può dire di questo materiale? Sandro Studer l'ha definito un gioiello, secondo me la sua passione per Wells lo fa un po' stravedere, è difficile anche perché non ha esattamente la forma che Wells avrebbe voluto. Wells ogni tanto, in quel famoso libro di intervista bellissimo con Bogdanovich, disse che ogni tanto gli ricapitava tra le mani quel materiale e che pensava di regalarlo a Joseph Cotten come regalo, voleva montarlo in maniera definitiva e regalarlo a Joseph Cotten come materia, come per il regalo di un compleanno. Peccato che, secondo Wells, l'unica copia esistente di quel materiale sarebbe andata bruciata nella, con altre cose, nell'incendio della sua villa di Madrid nel 1970, e quindi tutti i libri usciti su Orson Welles fino a l'anno scorso a ottobre, ma nessuno è uscito dopo, scrivono che Tumach Johnson doveva essere questa, come dire, questa specie di esperimento interessante, ma nessuno l'ha mai visto. Se non che il caso ci ha messo lo zampino. Qualche anno fa Cinema Zero, che è un'associazione cinematografica di Pordenone, tra i fondatori e i produttori del famoso Festival del Cinema Muto che si svolge tutti gli anni, ricevono una telefonata da un trasportatore, da un corriere, il quale dice loro che ha lì una serie di casse dove ci sono dentro dei pezzi di film, ma che siccome li ha lì da 30 anni, nessuno li vuole, lui venivano da un suo socio traslocatore di Roma, nessuno li vuole, non è interessato, deve liberare quei locali perché gli costano, se vuole, se quelli di Cinema Zero vanno lì e se lo prendono, se no li butta via. Quelli di Cinema Zero vanno, lo prendono e se lo mettono in cantina. E con calma, perché ognuno ha tantissime cose da fare, decidono che forse si può cominciare a vedere cosa c'è dentro, ogni tanto comincia. E 3-4 anni fa cominciano con l'Università di Udine, c'è un corso di cinema, a vedere cosa c'era dentro, aprono queste casse, guardano così. E a un certo momento trovano 8 bobine in uno stato perfetto, 7 perfetta, una un po' piuttosto conciata male, di qualcosa che attira la loro attenzione, perché è una cosa abbastanza strana, di cui non si riesce assolutamente a capire cosa diavolo sia. E pian piano, però c'è Joseph Cotten che lo riconoscono, pensano, vedo, abbigliato in maniera che a qualcuno, a Ciro Giorgini, fa venire in mente una fotografia che avevo pubblicato in un catalogo della prima retrospettiva Wells fatta in Italia, forse esatto, nel 77, questo libro alto e stretto che fa della dannazione di tutte le librerie del mondo, e Ciro Giorgini, partendo da lì e vedendo queste cose, butta lì che forse questo è il famoso film perduto di Orson Welles, perché le fotografie corrispondono. Allora ci si mettono a studiare con la collaborazione della Eastman House di Rochester e anche del New York Times, che ha messo dei contributi per questa opera, viene restaurato e fatto, i primi studiosi che lo vedono non hanno più dubbi, è il famoso film perduto. Certo, non è il film come avrebbe dovuto essere finito, perché Wells non lo finì mai, però c'è già un primo montaggio, ci sono già delle cose interessanti. Qual è, al di là della scoperta, un film perduto di Orson Welles non si trova tutti i giorni, qual è il valore reale di questo film? Indubbiamente, e lo vedrete anche voi,
ci sono una serie di scene che dimostrano che Welles non era ignorante di cinema, come ha sempre sostenuto, che lui è andato a Hollywood nel 39-40 a fare Il quarto potere, non sapeva mai visto il cinema, non è assolutamente vero. Tutto l'inseguimento che vedrete di Cotten che scappa è una citazione evidente e voluta delle comiche mute di Max Sennett. Ci sono addirittura due poliziotti, quelli grandi e grossi, come ci sono nelle famose comiche Kingston dei primi cepri, che sono citazioni evidenti. La fuga sui tetti di Joseph Cotten rimanda immediatamente alla Rolls Royce di Preferisco l'ascensore. Come dire, ci sono una serie di spunti proprio di linguaggio cinematografico che dimostrano che Welles il cinema lo vedeva, lo conosceva e lo sapeva benissimo. Tra l'altro lui prima nel 34 aveva fatto un filmino di 4-5 minuti che si chiama I cuori dell'età, una specie di invenzione un po' surreale, ma dove citava, chiaramente era una citazione espressionistica di alcuni momenti topici del cinema espressionista, quindi Welles il cinema lo conosceva. Però al di là di questa conoscenza cinematografica, che smonta un po' di battute, perché Welles è come Fellini, come dire, dice uno e ne inventa quattro di bugie, c'è indubbiamente, si vede già, si nota benissimo, la capacità di qualcuno che al cinema pensa con una testa cinematografica, per usare questa espressione. Non soltanto la fuga tra, di sempre di Joseph Cotten, tra le casse del mercato, quando la vedrete vi farà venire in mente immediatamente la scena finale di Quarto Potere, o se non ve lo ricordate la scena finale di Indiana Jones che citava la scena finale di Quarto Potere, nel senso che è evidente, come dire, che è proprio un modo, ma ci sono un modo di inquadrare, cioè certi campi, controcampi, certe angolazioni, certe cose che dimostrano già, come dire, nel giovanissimo Welles, a 33 anni, nel giovanissimo Welles, dimostrano 23 anni, dimostrano, come dire, che ha già una testa cinematografica, che sa già dove mettere la macchina da presa, la famosa battuta del regista esordiente, dove si mette la macchina da presa. Lui ha ben presente dove si mette, vuole delle angolazioni che, come dire, siano capaci di trasmettere allo spettatore non soltanto un'immagine ben fatta, giusta, interessante, ma un'idea di cinema che è quella che sta dietro. Voglio soltanto aggiungere una cosa soltanto, che forse, come dire, potrebbe sfuggire, ma che invece secondo me è molto importante. A 99 anni dalla morte di Welles, questo film dimostra sì la genialità di Welles, ma non tanto da 99 dalla nascita, scusate, 29 dalla morte, sono un po' male. Questo film dimostra la genialità di Welles soprattutto per la sua capacità di rompere i confini dei vari, come dire, mezzi di espressione che utilizzava. L'aveva fatto con la radio, l'ha fatto col teatro. Decidere di fare teatro e utilizzare il cinema per fare teatro, fare la televisione, fare il cinema e usare la televisione, mescolare queste cose è il grande, secondo me, l'ascito che ci ha dato Welles. Non bisogna avere la sua genialità, il fatto che le sue opere sono ancora piene di stimoli per lo spettatore che li vede dopo 50 o 60 anni o anche di più. È proprio questa, è la capacità di rompere i percorsi prevedibili. Uno fa teatro e pensa di fare una messa in scena di questo tipo. Come dire, qui siamo nel 1938. Dovete pensare che cosa poteva essere nel 38, che effetto poteva avere sullo spettatore questa cosa. Io penso che sia questa la grande qualità di questo film e di questa operazione, e cioè il fatto che Welles è capace di dirci che non bisogna mai, che prima del postmoderno, prima di tutti quei registi, i nomi che volete, è stato capace di dirci che bisogna essere capaci di superare i limiti che apparentemente lo strumento che hai in mano ti pone.
Lui l'ha fatto con la radio, l'ha fatto col teatro, l'ha fatto col cinema, l'ha fatto con la televisione, perché i suoi diari, i suoi programmi televisivi, visti poco, ma sono altrettanto innovativi. E stasera, secondo me, con un po' di fantasia, con l'accompagnamento musicale del maestro Coppola, perché il film è muto, perché quello è arrivato, non l'aveva mai sonorizzato, e tra l'altro lui voleva utilizzarlo muto per, come preludio del suo testo teatrale. Ecco, con un po' di fantasia, con l'aiuto della musica, secondo me, mentre vedete il film, pensate anche a questo, non soltanto alle belle inquadrature, alla genialità della sua messa in scena, ma anche a questa capacità di rompere gli steccati e di ribaltare le aspettative dello spettatore. Buon divertimento. Ora, questo film l'ho visto una volta solo, una ventina di giorni fa, quindi praticamente è improvvisazione totale, andrò completamente all'improvvisa. Cioè, ho deciso di musicarlo mettendomi di fronte come spettatore, quindi anziché commentare pedissequamente quello che esce dallo schermo, reagirò come fate voi. È un esperimento che dovreste al pubblico giusto per farlo. Buona visione di voi. Thank you.